effettivamente è quello che io, è la mia vita, nel senso quello che io ho sempre fatto, quello che ho la fortuna di fare, e quel grande amore che non mi è mai passato nella testa di poter fare o voler fare qualcosa d'altro. Io ho, come dire, intrapreso un percorso di studi, sia liceale che accademico in questo senso, quindi ho fatto il liceo artistico a Modena e poi dopo a Venezia ho studiato pittura. Poi sono tornato a casa dove ho aperto uno studio, un atelier dove appunto lavoro quotidianamente, giornalmente, quindi tutti i giorni io vengo, dipingo dalla mattina fino alla sera. Poi ovviamente ci sono dei. È una scelta difficile, appunto, ripeto, coraggiosa, che richiede dei sacrifici. Io però sono sempre voluto essere un pittore e sono sempre voluto essere un bravo pittore. E io credo che per essere un bravo pittore ci voglia tanto tempo, tanto lavoro, tanta dedizione e soprattutto tanto, tanto amore per quello che si fa. Poi effettivamente che cosa sia la pittura per me in un senso magari più metaforico o metafisico, non so esattamente bene che cosa rispondere. Sicuramente è il mio modo di conoscere, di raccontarmi, ma è soprattutto e specialmente il mio grande, grande amore. Sempre amato molto l'anatomia, il corpo umano e mi sono probabilmente di conseguenza sempre poi trovato a raccontare quella che per me è la condizione umana, sia corporea comunque che spirituale. Poi ovviamente come tutti anche io ho i miei amori, ho le mie situazioni che diciamo alle quali mi sento più affine e vicino e che quindi cerco e inseguo all'interno delle mie opere. La cosa che effettivamente che io avverto dentro di me e sul mio corpo anche come forse la più vicina al concetto, al discorso di poetica, è proprio legato al fare, al dipingere un quadro, al sentirlo, al viverlo, al farlo, quindi al lavoro. La poetica per me, la ricerca della poetica, se c'è, sicuramente viene dopo ripeto, al lavoro, anche perché ritengo che più uno cerca, più uno insegue, più uno, diciamo, antepone forse la necessità di essere capito, di voler dire una determinata cosa, e più quello che tu insegui alla fine si allontana da te. Anche perché ritengo che se ci sia effettivamente qualcosa a livello di poetica, di forza, che deve uscire, credo che esca in una maniera assolutamente autonoma e senza nessun tipo di sforzo. Dei disegni preparatori o dei bozzetti di un quadro. Prima di un quadro c'è un quadro e dopo un quadro ce n'è semplicemente un altro. Quindi l'improvvisazione all'interno dei miei lavori è nel lavoro in sé è quasi totale, nel senso costruisco, disfo, rifaccio, eccetera. Per la tecnica che uso, che spesso uso, l'improvvisazione è d'obbligo perché io spesso realizzo una sorta di sindone di un corpo, cospargendola di ossido e olio, sulla quale poi vado a depositare la tela, il lenzuolo in qualche modo, che si imprime dei succhi della figura sotto, nel caso di tele piccole spesso uso un coniglio, invece un coniglio morto da macelleria, invece nelle tele più grandi mi sono ritrovato anche a usare persone vere, vive ovviamente.
Quindi una volta poi sollevata questa tela, sulla superficie rimangono visibili questi segni, queste tracce del corpo sotto che poi durante la fase creativa e pittorica uno va in qualche modo a seguire. Però per quello che casualmente si forma sulla tela, quindi in questo senso ovviamente l'improvvisazione, anche il caso, il caos è un aspetto molto, molto importante che io non ho mai sottovalutato, nel senso non ho mai voluto imbrigliare o comunque anche chiudere troppo una tela, un'opera dentro quello che in mente magari all'inizio avevo, nel quale ho sempre una vaga idea poi di che cosa ci debba venire fatto. Sì, l'arte per me è una forma di ricerca continua e di stimolo continuo. E io vivo la pittura con grande entusiasmo e quindi ho ovviamente la necessità di rinnovarmi, di rinnovare il mio punto di vista, di comunque inevitabilmente a volte le tecniche, diciamo, i soggetti o comunque le composizioni, diciamo, che uso, arrivano al punto da starmi un po' strette, e di conseguenza ho quindi la ricerca, la volontà di trovare nuove tecniche, nuove soluzioni. Da questo punto di vista, io sono molto contento, nel senso che noto di come effettivamente i miei lavori possano essere messi indipendentemente dalle tecniche, dalle soluzioni che comunque nel corso del tempo si sono, come dire, un po' susseguite. Comunque io vedo che c'è comunque una grande continuità, un grande dialogo anche tra le mie prime opere e magari quelle che faccio adesso, perché comunque la strada, insomma, le strade della pittura probabilmente non sono lineari, quindi a volte vado a riprendere delle cose precedenti, torno avanti, vado indietro, eccetera. Poi in sostanza spero di stare andando avanti, però constato con grande piacere anche che effettivamente noto di come ogni opera effettivamente mi abbia poi portato a quella successiva. O reinterpretazione? Io credo per me entrambe le cose, nel senso che una non esclude l'altra, nel senso che rappresentare un corpo può essere una sfida altrettanto, molto spesso molto più impegnativa, ad esempio, che reinterpretare quel corpo. Secondo me, per poter reinterpretare un corpo, quel corpo bisogna conoscerlo, studiarlo e farlo, e di conseguenza c'è una parte ovviamente rappresentativa della realtà, anche, ripeto, magari didascalica, di mestiere, che secondo me è alla base di tutto. In questo dualismo tra rappresentazione e reinterpretazione, forse posso leggerci anche l'essenza, forse, di quello che per me è fondamentalmente la pittura, cioè la rappresentazione è il mondo che sta fuori. E la reinterpretazione è il mondo che sta dentro di me. E attraverso la pittura io in qualche modo provo a unire questi due mondi, a colmare questa distanza tra ciò che è fuori di me e ciò che è dentro di me, che magari si rappresenta e prende forma, spero, sulla superficie delle mie opere e mentre dipingo. Questo è il mio. Forse è quello che effettivamente è per me la pittura, quindi unire ciò che è fuori e ciò che è dentro di me.